Mistero risolto. Sabato mattina, Kering e Gucci hanno annunciato che Sabato De Sarno è il nuovo direttore creativo del marchio italiano, succedendo ad Alessandro Michele che è uscito lo scorso novembre. La sua prima sfilata si svolgerà a settembre durante la Milano Fashion Week. De Sarno, che riporterà al presidente e amministratore delegato Marco Bizzarri, è cresciuto a Napoli, ha iniziato la sua carriera in Prada nel 2005, passando in Dolce & Gabbana, prima di entrare in Valentino nel 2009, dove ricopre incarichi di crescente responsabilità, fino ad essere nominato direttore moda curando sia le collezioni Uomo che Donna. Sono lieto che Sabato si unisca a Gucci come nuovo direttore creativo della Maison, uno dei ruoli più influenti nell'industria del lusso, ha dichiarato Bizzarri. Avendo lavorato con alcune delle più rinomate case di moda di lusso italiane, porta con sé una vasta e rilevante esperienza. Sono certo che attraverso la profonda comprensione e l'apprezzamento di Sabato per l'eredità unica di Gucci, guiderà i nostri team creativi con una visione distintiva che contribuirà a scrivere questo entusiasmante capitolo successivo, rafforzando l'autorità della moda della Maison e capitalizzando al contempo il suo ricco patrimonio. François-Henri Pinault, presidente e CEO di Kering, ha dichiarato: 102 anni dopo che Guccio Gucci ha aperto il suo primo negozio a Firenze, Gucci rimane una delle case di lusso più iconiche, importanti e influenti al mondo. Con Sabato De Sarno al timone creativo, siamo fiduciosi che la Maison continuerà sia a influenzare la moda e la cultura attraverso prodotti e collezioni altamente desiderabili, sia a portare una prospettiva singolare e contemporanea al lusso moderno. Sul ruolo di direttore creativo di Gucci. Sono orgoglioso di entrare a far parte di una Maison con una storia e un patrimonio così straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire i valori in cui credo.